Jazz è una serata di spettacolo che offre insieme un concerto jazz, un'ottima cena a lume di candela e un tour notturno nel centro di Roma. Tutto a bordo di un tram storico restaurato e risistemato come ristorante e sala da concerto viaggiante. Il tram jazz, nella cornice romana, abbraccia la squisitezza dei cibi e l'originalità e le qualità delle proposte musicali e dei musicisti che vi partecipano. Tra questi Bill Smith, Andrea Avena, Elio Tatti, Fabio Sasso, Gegè Munari, raggiunto dai nostri microfoni. Maestro, eccolo. Che cosa significa per lei portare la sua musica, la sua deliziosa musica, su un mezzo di trasporto? È una cosa meravigliosa questo tram che hanno organizzato queste due signore favolose che hanno avuto questa bellissima idea di fare questo tram jazz. È una cosa da non credere. E poi suonare con questi ragazzi qua, Marco Lotta al basso, Domenico Sanna al piano, Marco Guidolotti al baritono, è una meraviglia suonare con questi ragazzi, che io li chiamo ragazzacci, sono talmente bravi, sti ragazzacci, eccolo lì. L'eccellenza della sua musica, della vostra musica, in una città così bella come Roma, che cosa, insomma, per il pubblico che sale su questo tram, come la vede, come la giudica? Noi ci divertiamo, la gente vede che noi suonando è una goduria, diciamo, per noi, vedere questo pubblico sì, che sorride, ci applaude, è una cosa meravigliosa. E poi suonare sul tram jazz è una cosa che uno non si aspettava, una cosa così bella, vero Domenico? Assolutamente. Quindi è sbagliato dire che il jazz è una musica solo per pochi, per... Ma come la facciamo noi? Vediamo che il pubblico ci guarda, sorride e s'arregrea, come diciamo a Napoli. Musica anche per tanti innamorati, perché abbiamo visto che comunque il sentimento è una musica molto sentimentale. Sì, ecco, infatti ci sono parecchi giovani, se tu guardi hai visto che belle ragazze, che bella gioventù che c'è, e a noi questo fa molto piacere, vedere questi ragazzi giovani che si appassionano a questa musica che facciamo. Una musica adatta per tutte le età? Beh, penso di sì, perché poi ci adattiamo anche a fare dei pezzi un po' che sono conosciuti nella storia del jazz e della musica, è tutto lì. L'idea del tram jazz può essere un incentivo per poter portare non solo il jazz, parliamo un po' di tutta la musica diciamo italiana e straniera, però non solo il jazz, anche musica classica, musica... Qui hanno avuto l'idea anche di fare musica classica, come infatti le due signore che fanno questo lavoro e se ne intendono, perché appunto fanno un po' di tutto per accontentare tutte le generazioni, però tutto il pubblico che viene si piace sia il jazz che la musica swing, beat, sinfonica, fa un po' tutto, insomma hanno fatto un grande successo con questo tram, e viva il tram jazz! L'accoglienza all'interno del tram è festosa e calda, in un ambiente allestito con cura. Durante la cena si percorrono le vie principali di Roma, guidati da autisti del gruppo ATAC. Per te, che sei dipendente ATAC, guidare questa sera il tram jazz, che cosa significa?
Ma è sempre un'esperienza nuova, comunque non è questa sera, il Trangez lavora tantissimo, siamo una decina di persone che ci lavoriamo sopra a turno, sempre un'esperienza carina anche perché c'è sempre bella gente. Hai avuto modo di vedere su questo tram passare parecchi turisti, parecchia gente? Sì, di tutti i tipi di persone, turisti non solo italiani, anche turisti esteri, diverse persone, diverse nazionalità. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolar modo? Diciamo, c'è un certo gusto su questo tram, non sto a fare una reclam, c'è qualcosa di particolare che attrae. Preferisci guidare il tram tutti i giorni o magari solo ed esclusivamente questo tipo di viaggio? No, mi piace tutto, il mio lavoro mi piace. Mi piace sia fare questo che portare la gente comune che si sposta da una parte all'altra di Roma, non è che... La tua passione per la musica? Ecco, su questo vi tradisco perché non amo molto il jazz, cioè non lo capisco, dico la verità, so più per la musica leggera italiana, poi c'ho qualche anno e... però so che qua sopra sono del jazz molto buono, infatti sento gente che ci riviene soprattutto quando portano dei gruppi particolari, però per me, ripeto, il jazz è una musica sconosciuta, che non è che non la capisco. Diciamo, preferisco più musiche melodiche, che potrà... anche la Trangez a volte fanno anche delle serate con musiche melodiche, musiche antiche, bellissime, mi piace di più. Quindi questo può essere un incentivo, il Trangez, a far conoscere insomma la città di Roma, per quanto non serve di pubblicità, però per farla conoscere a tutti i turisti, insomma anche della buona cucina che si serve. Sì, non mi intendo di cucina. Però certamente quando gli stranieri vengono qui e passiamo per i Parioli e ci fermiamo davanti a sto spettacolo che penso che farete vedere, c'è la musica sopra, si mangia, penso che siano dei momenti magici. Trangez è un'iniziativa curata da Nunzia Fiorini e Anna Maria Scianni Manico.